convinto che la moda non muore, non morirà mai. Può succedere, lo diceva Diana Vreeland, che la moda non muore neanche con la peste. Io sono convinto che sia così. Hanno artigianato e tecnologie, come le fate dialogare in questa collezione, soprattutto nel tema delle paillette, delle maglie lavorate? Usato con un senso diverso da sperimentazione, continua sperimentazione. Un lavoro importante anche sull'accessorio, sulla calzatura, giusto? Introducendo questo texano basso. È tutto, l'accessorio determina in assoluto. To fight behind, gonna party this evening, grab a drink, we're gonna have a good time, and don't worry about your deadline, don't put your... Quale location migliore che Ermanno Scervino? Due parole su questo show. Beh, è stato meraviglioso, poi Ermanno Scervino è unico per la sua sensualità e femminilità negli abiti, quindi è davvero meraviglioso. Io indosso un abito, secondo me, spettacolare, tutto in bianco, e ho adorato questa sfilata in una location perfetta e magnifica. Tu hai visto un po' di show durante questa settimana? Sì, devo dire che tutto quello che ho visto fino ad oggi è stato magnifico. La moda sta assumendo dei cambiamenti e questo è meraviglioso. Il trend che ti è piaciuto di più sulle passerelle milanesi o anche altrove? Il fatto che non si usa più magari questo tacco così alto, anche il basso fa comunque elegante, sensuale, è una donna che secondo me è molto importante, perché dobbiamo essere comode. Per chi ha figli, lo so, tu meglio di me, è fondamentale. Sì, fondamentale, piuttosto tacco basso, ho optato anche oggi per il tacco basso e secondo me è sempre elegante, femminile. Sempre bellissima Beatrice, grazie mille, buon proseguo di Fashion Week. Grazie. Yeah, I love Ermanno. I love what he does. He's so, as you say, very elegant, but at the same, like very modern. Look at this. It's like a, you know what I wear today. It's like a suit, but look at all this shiny, beautiful. I mean, he makes magic. No? During your long and successful career, you made some fashion show. Do you remember some fashion shows or some works with Ermanno? Many. Yeah, I work with him, and I had the honor to work with so many of the big designers, you know, with Armani, with Versace, Valentino, Cavalli. So, yeah, very nice memories, and I love to come always to, you know, fashion weeks and to see and meet some friends, and also to see what's going on in fashion, meet also new designers. So now I have so much fun. Yes, of course. You are going to. It was very stressful. Now it's so much fun. You are going to a lot of fashion shows during this Milan Fashion Week, and do you see something you loved in particular? What I see a lot is color, and I love, you know, color, as you say. The first thing I say when I saw it was like, wow, very nice color. So, like, we went to see Alberto Ferretti, beautiful. I mean, and I like also how they mix the color, you know, orange with red and violet, pink. I mean, I love colors, and also textures, a lot of shiny stuff that I like. Fashion Week is not end, we are waiting for other great shows with great surprises in the next few days. Yeah, just stay with us because there's more coming. Okay. The best is yet to come. Yeah, always. Thank you, Valeria. Ciao, thank you so much. Penso che ti piacciono più. Ma Dio, sono tutti figli miei.